Salve a tutti, buon pomeriggio, ben trovati con il nostro nuovo webinar e oggi parleremo di musica, ma soprattutto di musica con Scratch. E probabilmente conoscerete già il nostro Scratch, poi vi metterò il link in chat. Io sono Elisabetta Nanni, mi occupo di tecnologie didattiche, ma sono soprattutto un'insegnante e un'insegnante di musica. Questa è la cosa più importante. Allora, perché la cosa più importante? Come ho già detto anche la scorsa volta, la musica è una delle discipline che è molto in questo periodo di grande difficoltà anche a scuola, è una delle discipline che viene molto limitata per quanto riguarda proprio e tutto il discorso della pratica, quindi pratica strumentale, suonare, cantare, quindi sia per quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, siamo molto limitati nelle nostre attività in classe. E quindi da questo punto di vista le tecnologie e una didattica anche digitale integrata ci può servire moltissimo. La scorsa volta, nello scorso webinar, abbiamo visto un po' tutte le possibilità di Chrome, di Google, degli esperimenti di Chrome e oggi invece vedremo il collegamento che ci può essere tra il cosiddetto codice, in questo caso Scratch, e la musica, perché offre veramente tante possibilità. Veramente benvenuto a tutti quanti, un saluto a Maria Beatrice, grazie della tua presenza. E perché quale collegamento c'è tra il coding, Scratch, il linguaggio di programmazione? Vorrei precisare questo e la musica. Beh, tutta la programmazione musicale, anche vedremo un po' la progettazione, noi possiamo andare a costruire dei percorsi che possono veramente fare interagire musica, che non è un'attività istintiva, nel senso fai cantare, fai suonare così, ma un'attività che ci permetta veramente di costruire un pensiero logico. Ed è questo veramente molto, molto interessante. Io parto un attimo anche un po' dalla considerazione, forse quando noi andavamo, chi è più o meno della mia generazione, andava anche a scuola media, questa disciplina veniva relegata in quelle ore di scuola media, e guardare con un occhio diverso anche quello che veramente si può fare, soprattutto rendere, come diciamo sempre, anche rendere veramente attivo il nostro studente, dove lui stesso può veramente manipolare e creare, e questa è veramente l'attività che dà maggiore soddisfazione. Io parto sempre anche dalle 4P del Creative Learning, che dovrebbero essere veramente le nostre parole chiave, cioè partire proprio dal progetto, quindi dal progettare tra pari, questo è importantissimo, quindi lo scambio tra pari e soprattutto anche il play, che significa sia giocare che suonare, quindi questo significato dobbiamo veramente rifletterci e soprattutto lavorare in un ambiente così interattivo che ci dà veramente tantissime possibilità di ragionamento. Vedremo soprattutto come inserimento proprio nel curriculum scolastico, anche in un curriculum proprio di progettazione musicale, come Scratch. Allora, invito naturalmente tutti quanti a condividere, ad entrare nel nostro, ad entrare, ecco, nella piattaforma, nell'ambiente di
scratch.meet.edu. Ecco, vi ho lasciato, vi ho messo in chat, vi metterò differenti, ecco, i vari link per andare a vedere la sezione proprio dedicata alla musica, perché tante volte io vorrei togliermi da questa visione di Scratch, viene sempre collegato a questo gattino, questo gatto che ha fatto la sua storia, per carità, importantissimo, ma i suoni e la musica di Scratch naturalmente non è il famoso miau del nostro gattino, ma c'è tanto, veramente tanto altro. Allora, colleghiamoci, non so se tutti quanti voi conoscete già questo ambiente, naturalmente noi abbiamo un'ora di tempo, quindi non è che potremo fare chissà quali artifici particolari, però vi darò degli input che vi possono servire proprio anche come momento di riflessione. Quindi non so se avete già un account in Scratch, vi ho messo il link, quindi entriamo insieme nel nostro Scratch. Allora vado a condividere il mio schermo in modo tale che, ecco, benissimo, siamo qui nel nostro ambiente di Scratch, andiamo a creare il nostro, andiamo proprio nell'ambiente, entriamo nell'ambiente, andiamo a vedere tutto quello che possiamo andare a creare. Quindi vado su Crea e andiamo nella nostra, andrà a caricare a questo punto tutto il nostro ambiente di lavoro. Troviamo sempre il nostro amico gatto che presto andrà altrove, per facilitarvi, se volete, qui avete il mondo, potete mettere, vedete in quante lingue è tradotto Scratch, e andiamoci a scegliere l'italiano. Allora, Scratch lavora, come vedete, con questi blocchi di codice che hanno fatto proprio la storia, ed è un ambiente che dovrebbe entrare a tutto campo nelle nostre scuole, proprio per insomma, per tutte le potenzialità che ci sono. Allora, la prima cosa, se vogliamo lavorare con i suoni, con la musica, ma insomma aprire a molte possiamo aprire veramente a molte possibilità, andiamo, la prima cosa è quella di attivare delle estensioni, perché ce ne sono, vedremo che ne sono state aggiunte moltissime. Allora, vedete qui in basso a sinistra noi abbiamo il più qui, dove possiamo andare ad aggiungere le estensioni. Che cosa sono? Quindi queste estensioni ci permetteranno veramente di andare a lavorare, vedremo oltre. Troviamo tutta la sezione di musica, per esempio la penna, useremo anche questo, il movimento della webcam, poi ecco varie estensioni, tra cui quelle che vengono molto anche utilizzate adesso nei laboratori dal MakeyMakey, da MicroBeat, da Lego Mindstorm. Quindi vedete come la piattaforma si sia poi collegata a tutti questi sistemi. Noi adesso non useremo queste estensioni come il MakeyMakey, parto ad esempio da una scuola che non ha tutte queste cose, no? Quindi ecco, e parto invece proprio dalla, diciamo, immaginiamo di entrare nel nostro piccolo laboratorio a computer in questo momento a posti alternati per chi ha ancora il laboratorio, e aggiungiamo l'estensione della musica. Perché la musica? Perché, come vedete, mi dà immediatamente tutta una serie di blocchi di codice molto inerenti, naturalmente inerenti al nostro discorso musicale. Vedete, suona, pausa, suona la nota, passa strumento, eccetera, eccetera.
Allora, prima di tutto, come dicevo, il nostro gattino lo lasciamo andare perché adesso miagolì, tutti ci siamo esercitati, fai 5 passi, 10 passi, di miau. Ecco, andiamo un po' altrove. Andiamo a scegliere una serie di sprite diversi, ovvero in basso andiamo a sceglierci quindi uno sprite diverso. Come? Vedete, posso andare a scegliere diversi sprite personaggi, tra cui trovo anche la sezione musica. Che cosa troviamo nella sezione musica? Beh, troviamo percussioni varie, troviamo chitarre elettriche, troviamo tastiera, troviamo microfono, la radio, sax, cantanti, eccetera. Allora, per naturalmente essere un po' coerente con i miei così, studi, io sono pianista e clavicembalista, vado ad aggiungere, mi vado a scegliere come sprite una tastiera, quindi vado a scegliere, vedremo la nostra tastiera. Beh, la tastiera naturalmente ha bisogno anche di di uno sfondo e anche di uno scenario particolare. Beh, andiamoci a scegliere uno sfondo sempre in basso a destra. Beh, lo sfondo naturalmente come strumento musicale non può essere altro che o un teatro o addirittura proprio una sala di questo genere. Diamogli importanza e sceglieremo questo sfondo, quindi la mettiamo proprio la nostra tastiera sul palco. Allora, prima di tutto, quindi noi qui abbiamo dei comandi particolari. Allora, qual è la cosa? Diciamo, andiamo proprio dentro della nostra prospettiva musicale. Allora, prima di tutto, diamo questo comando in un certo senso, cioè nel momento in cui io vado a cliccare la tastiera, la nostra tastiera, il nostro strumento, uscirà un suono. Quindi vogliamo che ci sia del suono nel momento in cui vado a cliccare. Quindi scelgo il mio blocco, quindi quando si clicca questo sprite. Ecco, quando si clicca questo sprite, io voglio, mi sposto nella musica, innanzitutto lo strumento, vedete c'è il tamburo, eccetera, ma io voglio naturalmente lo strumento, voglio il suono del pianoforte, suona praticamente la nota. E adesso vedremo questi valori, sono molto interessanti, ovvero vedete suona la nota 60 per 0,25 battute, vedremo che cosa significa. Quindi significa che quando io vado a cliccare, vedete? Vado a cliccare e quindi ho il suono. Allora, volevo un attimo anche tutto quello che noi facciamo, quindi il fatto di scegliere anche partire da un problema, diciamo, complesso e quindi suddividerlo in piccoli compiti, nella nostra azione didattica deve avere sempre un senso didattico, quindi non è che con il mouse clicco e faccio così a caso, ma andiamoci a ragionare prima di tutto. Andiamo a vedere questa parte della suona la nota 60. Guardate, se io clicco su 60, vedete che cosa mi esce? Mi esce una tastiera. Mi esce la tastiera e per cui il cosiddetto C, che corrisponde a 60, poi il Do centrale. Allora, per chi non fosse musicista, la notazione, questa anglosassone che chiama i nostri. Le note a cui noi siamo abituati, le 7 note che hanno quel nome solamente in Italia, e la notazione anglosassone fa praticamente il C corrisponde al Do, la lettera A corrisponde alla nota La. Allora, nel momento in cui io voglio, ad esempio, suonare, voglio scrivere, voglio anche una semplice melodia. Come vedete,
Posso, se io suono, adesso mi sposto sul Mi, vedete, ha già cambiato il numero, cioè il Mi corrisponde a questo 64. Allora, un'attività molto interessante da fare è quella proprio di far scrivere prima i numeri, in un certo senso, e poi andare a vedere poi sulla tastiera a che cosa corrisponde, cioè fare un po' il discorso inverso. È un po' il discorso che io vado a fare quando utilizzo in classe, non so se conoscete il celebre programma di live coding Sonic Pi, che permette di andare a programmare, parleremo in un webinar anche di questo, permette di programmare del coding, del cosiddetto live coding. Allora, per non, noi dobbiamo sempre lavorare con alla base l'intenzione pedagogica, no? Quindi non tanto mettere i numeri a caso, sì, mettete i numeri perché quando si utilizza sicuramente si metterà, i ragazzi metteranno i numeri così a caso, ma andiamo poi a ricostruire. Okay, quindi andremo a ricostruire la nostra, diciamo, il nostro senso. Allora, se io parto dal do, quindi parto dal do e voglio suonare, per esempio, do, mi, sol, mi, do, un semplice arpeggio, quindi io metto un'altra. Metto i blocchi, suona la nota, questa è proprio la, diciamo, la base, no? Quindi metto do, qui sceglierò il mi, il sol, ritorno alla nota mi e quindi ritorno ad un 64 e di nuovo un 60, ok? Quindi do, mi, sol, mi, do. Cosa ho fatto quando clicco questo sprite? Lo strumento, il pianoforte, mi suonerà queste note. Attenzione con 0,25 battute. Ascoltiamo bene che succede. Quindi io clicco. Allora, seconda parte, io ho inserito una durata. All'inizio anche un primo approccio alla tastiera, io sto parlando anche di ragazzi di scuola secondaria di primo grado, quando vedono una tastiera suonano, non prestano attenzione anche al ritmo, si concentrano su questi suoni e quindi no, non, si concentrano sui suoni e non guardano il ritmo. Allora, qui ho messo tutte le note uguali, ma se io volessi far durare di più l'ultima nota, ecco che io vado a cambiare questo numeretto e metto per esempio un 50 e sentite che cosa cambia. Allora vado a cliccare, quindi il do è più lungo, chiaro? Quindi queste sono tutte note uguali che corrisponderebbero in un certo senso alle crome e questa è più lunga. Ecco. Attenzione, io primo passaggio è stato quindi quando clicco questo sprite, ma io potrei anche fare un'altra cosa, ovvero invece di cliccare sullo sprite, io potrei fare in modo che quando clicco un tasto della mia tastiera del computer, come lo spazio, possiamo attivare ugualmente, cioè io invece di suonare cliccando potrei dare l'avvio con un tasto. Allora, in questa maniera io ho quest'altra situazione, ovvero quando si preme il tasto spazio, quindi vorrei togliere un attimo, scusate, ecco. Tolgo il mio primo, ecco, quando clicco, ecco, potrei mettere quando premo il tasto spazio, collegarlo, quindi io clicco sullo spazio e
mi si attiva la stessa cosa, quindi io posso fare anche attivarla in questa maniera, cioè invece di toccare direttamente il nostro sprite, io clicco sulla, praticamente scelgo un tasto della mia tastiera del computer. Allora, questa cosa avete visto che è proprio la base, proprio molto molto semplice. Ci aiuta innanzitutto ad inserire in una classe innanzitutto il discorso dell'intonazione, cioè dell'altezza del suono, a ragionare sul tempo. Quindi, e anche questo diventa un fattore molto importante. Quindi iniziamo sull'altezza, ragioniamo sull'altezza e sulla durata. Possiamo dare delle durate diverse, dicevo, ad ogni suono. E andiamo ovviamente poi a ragionare insieme quant'è la durata, quanto dura secondo te, prova a ripetere, prova, quindi anche a riflettere proprio sull'altezza e sulla durata, oltre che a un discorso naturalmente di timbro. Perché? Perché se io passo, anche se ho una tastiera e gli metto per esempio il violoncello, esempio, quindi anche se è una tastiera elettronica, quindi può fare tutti i suoni, quindi vado a ragionare anche sul timbro. Come vedete, le caratteristiche del suono dall'altezza, timbro, altezza, timbro e durata, già con questo esercizio semplicissimo posso andarne a parlare in classe in maniera molto molto concreta, molto pratica, provando direttamente, sperimentando direttamente. Quindi ecco che Scratch diventa un laboratorio. Allora io vi chiedo di creare, come avete visto adesso, base proprio, quindi attivatevi con la parte, quindi la parte musicale, l'estensione musicale, provate, sceglietevi uno sprite e provate a farlo suonare. Io intanto rispondo, ho sentito che c'era qualche domanda, vado a leggere un attimo la chat, perché poi vi ho preparato anche un Padlet in cui potete poi dopo pubblicare i vostri lavori, li pubblicate, li mettete pubblici sul vostro account di Scratch e metterete il link nel nostro Padlet. Quindi interrompo un attimo la condivisione e andiamo mentre preparate. Allora, ecco, no, pensavo che ci fossero delle domande. È tutto chiaro? Avete delle domande da fare? Provate quindi a creare la prima composizione di questo genere. Benissimo, grazie, grazie Angela. Allora approfitto intanto nel nostro, ecco, inserisco un Padlet, inserisco il Padlet dove potete andare man mano che fate, poi anche alla fine del nostro webinar, potete anche condividere. Potete inserire link dei vostri progetti con Scratch. Allora, andiamo a vedere quello che può essere, come dicevo, andiamo oltre. Allora, ecco, vi ho lasciato il Padlet, quindi potete andare a condividere man mano che fate le vostre. Allora, come dicevo, ho cancellato, per esempio, ecco, siamo partiti, ho cancellato il nostro il blocco quando non toccavo lo sprite, e in questo senso, quando premo il tasto spazio, ecco, sulla tastiera clicco e quindi posso andare a suonare. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa. Molto importante, la parte, vedete, a sinistra noi troviamo tutti i vari blocchi, tra cui anche il suono.
Chiaro, oltre alla parte, vedete, si è aggiunta la parte musica. Allora, io posso, vedete, posso riproduci suono, ferma tutti i suoni, posso cambiare gli effetti, quindi posso anche da questo punto di vista veramente posso avere una serie di azioni che posso fare, ma in alto, oltre ai vari costumi, noi troviamo anche tutta la parte dei suoni, che è una parte molto ricca. Perché andiamola a vedere bene. Nella parte dei suoni, vedete, questo è il suono, per ogni strumento c'è, vedete, il suono ben definito, ecco, c'è la nota Do. Che cosa posso andare a fare? Molto interessante, due possibilità. Primo, il fatto di poter registrare i suoni. Quindi io potrei anche far cantare, registrare, quindi posso andarmi a registrare, vedete, nel momento in cui clicco registra, vado a registrare, quindi mi registra il suono, la mia voce. Provate a registrare voi un breve, due note cantate, provateci e poi ve lo andate a salvare. L'altra azione molto importante è che io posso caricare un suono, cioè io lo posso importare un suono. Allora, guardate, è un ambiente così importante che ogni piccola azione da veramente momento di riflessione e diventa, lasciatemelo dire, veramente una palestra anche di cittadinanza digitale. Perché quando io vado a caricare un suono, approfitto per parlare ai ragazzi del copyright, del fatto che caricare un suono significa non metto la canzone in MP3 del mio idolo. No, preferito di questa stagione, ma posso andare a caricare dei suoni e quindi andiamo alla ricerca dei suoni. Potrei andarli a registrare io stesso, ma potrei anche caricarli da un ambiente dove trovo dei suoni completamente liberi, tipo Freesound. Il sito Freesound, se poi lo cercate, ha un patrimonio vastissimo di suoni liberi, di suoni completamente in licenza Creative Commons, anche semplici tipo ambientazioni natalizie, no? Invece di andare a disturbare i grandi cantanti natalizi, si trova per esempio per il Natale. Allora, caricare un suono significa che io posso scaricarlo, posso per esempio andarmi a registrare. Esempio, esercizio di analisi del paesaggio sonoro. Registro, faccio la registrazione dei miei suoni, dei paesaggi sonori, li mettiamo insieme e andiamo poi a ricreare l'ambiente, il paesaggio sonoro in Scratch. Questo per farvi capire come ogni piccola cosa può dare avvio veramente a dei progetti di tutto l'anno. Allora, molto interessante il fatto, l'area suoni, per cui io posso andarmi a caricare un suono, posso andarmelo a registrare, quindi io posso, la mia banca suoni che posso avere, posso naturalmente così arricchirla. Il suono in questo senso posso poi elaborarlo. È lo strumento proprio all'interno dell'ambiente che ci permette di elaborarlo. Come vedete, posso accelerare, rallentare, aumenta di volume, diminuisci, il fade in, sfuma, fade out, eccetera, eccetera. Quindi posso trovare anche tutta una sezione per manipolare i suoni e in maniera, come vedete, creativa. Questa è la cosa molto più importante. Quindi io prendo il suono, lo posso manipolare, lo aggiungo, lavoro sul ritmo, lavoro sull'altezza. Quindi io, oltre ai suoni naturalmente degli strumenti, posso andarmi a creare tutta una banca suoni. Ok? Molto interessante da questo punto di vista. Allora, quindi posso andare a importare. Allora, come dicevo, noi abbiamo
abbiamo visto la parte che riguarda questa prima parte. Allora, nel discorso anche della battuta, ovviamente il ritmo, possiamo andare anche a creare in qualche modo anche dei loop. Chiaro? Cosa significa? Cioè, immaginiamo che voglia ripetere 3 volte questa parte, questo semplice arpeggio, do, mi, sol, mi, do. Allora, non faccio altro che andare a prendermi, o ripeterlo all'infinito, o ripeterlo un tot di volte, e quindi posso andare a ripetere, per esempio, questo blocco, ripeti 10 volte. Ok? Posso andare a ripetere 10 volte, ma ne facciamo solamente 3. Andiamo a ripetere questa parte. Allora, ce l'andiamo a sistemare. Tolgo un attimo. Questa è 10. Ovviamente qui vado a cambiare il numero, ne metto 3 e via. Come vedete, quindi vado a ripetere, mettiamo 3 volte, e anche qui in questo caso andiamo a lavorare sulla ripetizione. Quindi io clicco sul mio spazio, vedete? Quando si preme il tasto spazio, passa a strumento violoncello e vado a ripetere. Ecco, allora noi andiamo a lavorare in questo senso quindi a creare dei loop. Chiaro? Quindi posso andare a creare la ripetizione. Allora, abbiamo visto il discorso dell'altezza, abbiamo visto il discorso del ritmo. Andiamo a vedere adesso la struttura formale. Ovvero un brano che si ripete, un arpeggio che si può andare a ripetere tot di volte e quindi andare a creare la propria composizione con la ripetizione, domanda, risposta, ripetizione. E ecco che entriamo nella parte della struttura formale. Quindi vedete, da una prima parte così possiamo andare nella struttura formale. Allora, provate anche voi a prendere quindi il blocco, ripeti, non 10 volte, ne mettete 3, il per sempre ovviamente, e quindi potete andarvi a creare il vostro semplice brano musicale. D'accordo? Allora, vediamo se ci sono delle domande. Ecco, io vorrei soprattutto, non tanto noi sperimentiamo così piccole cose, ma come vedete, piccole cose che possono dare l'input per farne veramente tante, tante altre. Ok? Allora, provate sempre a creare qualcosa. Vedo già qualcuno nel Padlet che sta scrivendo. Bene, allora, cosa possiamo naturalmente, io ho preso adesso un semplice strumento, ma cosa possiamo andare a fare oltre, ovviamente? Beh, prima di tutto possiamo andare a costruire, qui ho scelto un unico strumento, ma ne possiamo aggiungere tanti, e quindi immaginate di creare una piccola orchestra dove io vado a mettere sempre vado a scegliere un kit, come vedete, di percussioni, posso aggiungere insieme, quindi posso andare ad accompagnare il mio arpeggio adesso così semplice anche come abbiamo fatto prima, le nostre percussioni, e perché non mettere una voce umana, perché non registrare sopra, ad esempio, perché non registrare
sopra all'accompagnamento un breve, diciamo un rap, qualcosa da sovrapporre più tracce musicali. Quindi abbiamo visto la parte proprio così basic, ma da qui si può partire ovviamente nel momento in cui voglio far suonare i due strumenti contemporaneamente e quindi posso andare veramente ad attivarmi con tantissime altre cose. Ecco, io volevo anche una cosa che è affascinante, secondo me, diventa veramente anche molto, molto, molto interessante, e vado adesso anche con vado ad aprire un nuovo file. C'è una cosa molto importante. Se voi vi ricordate, se qualcuno c'era la scorsa volta, abbiamo visto, negli esperimenti di Google, noi abbiamo visto il discorso del riconoscimento dei movimenti. Beh, ecco, una cosa molto affascinante da provare è quella aggiungo l'estensione. Scelgo l'estensione col movimento della webcam, cioè rileva il movimento con la tua webcam. Allora, uso due estensioni adesso contemporaneamente, ovvero prendo l'estensione della webcam che ha, come vedete, sono apparsa con il mio amato gattino che tra poco uscirà, e aggiungo l'estensione della webcam e aggiungo anche l'estensione della musica. Ok, allora, beh, che cosa andremo a fare? Beh, andremo a suonare direttamente i nostri, cioè non tanto con i tasti, ma andremo a suonare direttamente i nostri strumenti. Tolgo il nostro gattino. Allora, prima di tutto, vedete, ho il riconoscimento in qualche modo della telecamera e quello che noi abbiamo visto l'altra volta con gli esperimenti di Google, cioè io posso andare a suonare degli strumenti con le mani, posso andare a organizzare quindi il riconoscimento proprio dei movimenti, beh, lo facciamo collegato alla musica, lo possiamo adesso proprio andare a costruire. Guardate, in maniera molto molto semplice. Innanzitutto qui ho tutti i movimenti della webcam. E posso andare, quindi il movimento aggiungo movimento del video, e prima andiamo a scegliere il nostro sprite. In questo caso io il mio sprite voglio che sia, mettiamo, questo è importante, no? La nostra batteria che trovate, vedete, trovate qui. La nostra batteria. Bene, quindi quando il movimento video, e vedremo, io adesso lo aggiungo un po', lo metto a 30, vedremo. Beh, aggiungiamo la nostra estensione musicale. Vedete i nostri suoni. Metto un attimo, suona il tamburo. Vediamo un po' il rullante, metto, ma sì, via, metto il rullante, metto questo. Che cosa accade? Vedete? Quindi sta rilevando i movimenti dalla telecamera, sta rilevando i movimenti. Quindi io posso rilevare il movimento del mio strumento. Posso a questo punto tolgo questo strumento, ne metto un altro, metto sempre la mia. A questo punto scegliamo la mia tastiera, mettiamo la tastiera o anche la chitarra, via, prendiamo la tastiera che è più. E quindi praticamente molto interessante, vedete
quanto si può poi ragionare e costruire quando il movimento del video, vediamo un attimo anche la proporzione di questo movimento del video, quindi vado a suonare innanzitutto, ecco, passa il mio strumento, ma io troverei nei suoni, vedete, riproduci il suono, attendi, eccetera, eccetera, ma io metto, scelgo tutti i miei, ecco, comandi, come vedete, per quanto riguarda la musica. Allora io potrei suonare, per esempio, la nota, metto, partiamo da un re, quindi mettiamo un'altra, suona la nota re e un la, però gli do una durata diversa, eh? Vedete come mi sto muovendo, sto suonando da sola. Ecco. Allora, se io adesso mi muovo, vedete? Beh, voglio mettere un altro. Scelgo un fa diesis, anzi un fa naturale. Rimanere immobile e vediamo se c'è qualche musicista che riconosce questo tema. Attenzione, metto, è un tema, metto uno la durata, vediamo se qualcuno riconosce, è un tema di una composizione di Bach, famosissima. E do diesis, e do re. Vediamo chi riconosce, chi è musicista. Stop. Io adesso provo a muovere. Doppio re, invece ne devo togliere uno. Allora, chi è che mi sa dire l'inizio di un'importantissima composizione di Bach? Di Johann Sebastian Bach, che ci ha scritto un volume intero di preludi e fughe. Questo è il tema principale di Bach, dell'arte della fuga, il tema fondamentale. Allora, vedete, 30, come vedete, e metto a 30, 10, come io mi muovevo, bastava un piccolo movimento che me lo rilevava, 30 ci dà, posso muovermi di più e posso in qualche modo, insomma, muovermi senza assordarvi. Quindi, vedete, il fatto di poter, vedete, do il via e quindi mi rileva ogni movimento. Allora, in questo caso ho messo la tastiera, ma potrei mettere poi contemporaneamente la tastiera, una batteria a sinistra, quindi posso andare anche a, in qualche modo, a registrarmi in qualche modo e più che altro a attivare una composizione anche a più voci, dove io posso
vedermi in qualche modo ed attivare, quindi ad attivare anche la composizione e quindi attivare gli strumenti con le mani. Non ho gli strumenti fisicamente, beh, posso andarmeli a organizzare con questa modalità, come vedete. Allora, vedevo che qualcuno scriveva. Arte della fuga, benissimo, grazie Katia, benissimo. Mi sono mossa troppo e dopo parto, ecco. Allora, provate per piacere adesso a creare, avete provato a fare la vostra, quindi il vostro video, provate a mettere uno strumento, a suonarlo. Quali sono i passi? Quindi attivare l'estensione, il movimento della webcam, passo, scelgo uno strumento, provo a suonare delle note o provo quindi a mettere un ritmo, scelgo le percussioni, quindi provo così a realizzare semplice video e quindi posso registrare il movimento della camera, quindi quando il movimento del video ha quel certo valore, posso andare in qualche modo a suonare. Questa è la parte proprio, insomma, così base. È molto interessante vedere anche che posso utilizzare anche una trasparenza per esempio, posso portare la trasparenza, rendere anche il video più trasparente. Avete visto il comando porta trasparenza, webcam, di solito è a 50, quindi posso anche un po' variare da questo punto di vista. Altro, per esempio, una cosa molto interessante, anche molto interessante da fare, con il comando. Cioè, se voi guardate i costumi, ad esempio, in alto a sinistra, vado a condividere di nuovo il mio schermo. Allora, potete, molto carino così, anche questo da realizzare, nel momento in cui vado ad esempio, a usare costumi. Io posso andare a scegliere un altro costume, per esempio ho preso le percussioni, mi risuona, va bene, sto ferma. Allora, posso scegliere per esempio il secondo costume in questo senso. Vedete, il primo è in questa maniera, il secondo così. Potrei, se uso, non so, le percussioni, potrei ogni volta che io potrei creare il comando in modo tale che ogni volta che io vado a suonare, quindi lo tocco, lo indico, lo tocco, diventa, quindi movimento, in questa maniera diventa più grande e suona. Quindi potrei disegnare il secondo costume con la tastiera più grande, mettere il comando. Passa a costume 2, in modo tale che quando io vado poi a suonare lo strumento diventa più grande. Quindi, cioè io posso, partendo da queste veramente cose così base, basic proprio, posso veramente poi andarmi a creare. Il discorso della, naturalmente, della creatività, del fatto di poter sviluppare da questo punto di vista la creatività dei nostri ragazzi. Come dicevo, il discorso del play, del suonare, il discorso del progettare, quindi iniziare a partire. Guardate, i ragazzi all'inizio, io insomma ho visto in tanti laboratori, loro tendono a mettere tantissime cose. Benissimo, la prima volta metteranno tutto, metteranno tutti gli strumenti, registreranno le loro voci, faranno una grande confusione. Ecco che riparto con il suono, cerco spingo, ecco, il nostro video. Allora, stavo dicendo, loro partiranno con tantissime cose, no? Inizieranno ad aggiungere suoni, oggetti, tutta l'orchestra della tastiera, quindi noi, tutta l'orchestra, dico, con tutti gli strumenti che
che ci sono tra i nostri sprite. Quindi aggiungeranno tutto, faranno suonare tutto e iniziamo dopo a farli selezionare. Quindi ecco che arriva il progetto. Andiamo a progettare con, come dicevo prima, le 4P, il project, passion, la passione, quindi facciamo scegliere loro. Ecco, quando si parla delle 4P, passion mi piace anche come la passione, cioè la possibilità di scegliere quello che loro amano. Quindi il fatto di creare, per esempio, una base con la base ritmica degli strumenti a percussione, peers, lavorare insieme, quindi poter un attimo decidere, quindi negoziare le sue scelte, poi, le loro scelte, poi il play. Play significa sia giocare che suonare. Quindi ecco che come può veramente, come possiamo andare a lavorare con discorso musicale e non ho toccato naturalmente il discorso extra del Mackie Mackie, perché con il Mackie Mackie io posso andare poi a costruire altro, quindi posso andare a collegare il Mackie Mackie alla. Quindi tutte le estensioni del Mackie Mackie o andare a associare anche il discorso del suono a microbit. Quindi abbiamo, se a scuola non abbiamo tutti questi accessori, possiamo lavorarci benissimo anche con questa modalità. Allora, vorrei ecco, vedere se c'è qualche domanda. Oh, ecco, Maria Beatrice, sai che bello quando suoneranno tutti insieme. Scusate, chiudo il mio scratch, sennò l'arte della fuga torna ricorrente. Sai che bello quando suoneranno tutti insieme con scratch. Ecco, questa è veramente altra attività interessantissima, cioè non diventa solamente lo strumento per provare a giocare da soli, ma si progetta insieme. Per suonare poi tutti insieme e quindi Scratch può diventare lo strumento che noi adesso in questa situazione non possiamo organizzare. Chiaro? Allora, si può suonare insieme su Scratch. Allora, immaginate ognuno con il suo progetto, si danno delle linee di indicazione, si assegna il progetto. Anche questo è importante. Il progetto, che non deve essere, come dicevo, così si prova, si sperimenta, ma assegniamo il compito. Dopo che nella prima fase di esplorazione assegniamo il compito, allora potremo fare un gruppo che costruisce l'accompagnamento. L'accompagnamento che deve avere determinate, ovviamente, note, determinato ritmo. Un altro gruppo che può andare a creare certamente la melodia, perché partiamo tutti quanti insieme e vediamo quello, ovviamente ognuno suona in questa maniera la sua parte, ma potrebbe essere anche interessante il fatto di creare questo loop, per esempio, di accompagnamento e sopra si crea l'accompagnamento e sopra si suona in maniera analogica, diciamo, con altri strumenti. Oppure posso andare sulla base, posso andarmi a registrare qualcos'altro. Quindi diventa anche un'esperienza di progettazione per un lavoro di gruppo. Chiaro, quindi può diventare anche questo. Quindi partire anche da, vedete, da cose semplicissime, creare la melodia, riprovarla e guardate, ci sono poi tantissime altre possibilità, come dicevo, l'hardcoding, il fatto di creare proprio un'orchestra e quindi di programmare, per esempio, il pezzetto, ognuno il suo pezzetto dell'orchestra e programmare insieme un brano, no, in collaborazione. Quindi vedete che può diventare benissimo per completamente anche un'alternativa a quello che purtroppo in questo periodo nelle nostre classi siamo costretti. Quindi il fatto di ripeto, di poter innanzitutto programmare il fatto, guardate,
Quello che vedo nei ragazzi molto interessante la cosa molto interessante può essere il fatto di risolvere in generale, risolvere un problema e scomporlo in problemi, piccoli problemi, chiaro? Quindi il fatto di suonare insieme, il fatto di partire con un accompagnamento, eccetera. Allora, voglio rispondere a Mauro che dice: non ho capito come coordinare, sincronizzare. Allora, il fatto di, per esempio, organizzare anche un lavoro a coppie dove vado a creare la base, sulla base posso andare a suonare con un altro strumento, un gruppo ognuno con il proprio scratch contemporaneamente. Come vedete, diventa anche un ambiente molto interessante per lavorarci online. Chiaro, il fatto anche di poter creare all'interno la classe, condividere i progetti. Quindi, cioè, come vedete, diventa un modo anche particolare sia anche per lavorarci veramente a distanza in qualche modo, no? Quindi in maniera anche collaborativa. Quindi può essere interessante anche questo. Il fatto, per esempio, di poterci lavorare offline anche nelle attrezzature della scuola. Quindi, come vedete, la parte musicale, la parte musicale ha una sezione dedicata dove con veramente una parte molto basic proprio, possiamo veramente andare a creare tantissime, tantissime attività, cioè partiamo proprio dalle cose basilari. Allora, io vi volevo anche volevo condividere con voi anche il link proprio di tutte queste cose. Se voi andate, ecco, sul tutorial music, questo vi dà una bene, ecco, vi do benissimo. Questo potete andare direttamente potete andare in questo link Project Editor Tutorial Music e trovate tutorial base direttamente, quindi trovate tutto quello che si può fare, trovate una parte proprio di semplici tutorial per vedere, insomma, e così iniziare un po' a lavorare con la nostra musica. Bene, io vedo che sono stati anche condivisi benissimo, grazie a chi ha condiviso i propri progetti, credo di sì, si possa rivedere in modo tale che sarà possibile, penso che come sempre verrà messo in condivisione. Benissimo. Abbiamo anche approfitto per darvi anche questi ultimi minuti. Anche là abbiamo aperto una classroom dove poi troverete anche tutti i materiali, anche l'altro webinar della scorsa volta, vi metto proprio il codice della nostra classroom, musica e didattica digitale integrata, vi copio il codice del corso e ve lo metto in chat. Benissimo, aspettate, non me l'ha copiato, mi ritorna il nostro scratch, comunque è 2ZDEBH5Z, ve lo
Ve lo copio adesso, ve lo metto in chat, eccolo qua. Quindi troverete anche qui un po' di materiali, naturalmente verranno caricati i materiali e anche la registrazione. Io vi ringrazio della vostra partecipazione e proprio a così a progettare, ma anche così a divertirvi con questi suoni. Vi lascio sempre il link del nostro Padlet e divertitevi con Scratch Music. Arrivederci a tutti e buona continuazione del pomeriggio.